Nel Novecento migliore si sarebbe chiamata riforma di struttura. È una riforma questa che è anche contemplata nel patto sottoscritto con l'Europa per le risorse del PNRR. Dovevamo farla, ma volevamo anche farla. Sono 30 anni che questa riforma si è inseguita. Finalmente nasce anche in Italia un giudice tributario a tempo pieno, non più in prestito. Un giudice selezionato attraverso concorso, senza trascurare il riconoscimento per quanto riguarda i giudici cosiddetti esperienziali, che sono quelli che fino ad oggi hanno garantito la giurisdizione e la giurisprudenza tributaria. Quali sono le innovazioni? A parte la selezione attraverso concorso, a parte il giudice a tempo pieno e non più in prestito, nasce anche un giudice autonomo indipendente in ragione dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria, che dispone di attività ispettiva, che dispone di attività formativa e che sempre di più realizza presso di sé la capacità di assicurazione di autonomia e indipendenza. Molto importante è anche l'istituto della prova testimoniale. Finalmente anche nel rito processuale tributario compare la prova testimoniale per far emergere la verità distinta dalla verosimiglianza. C'è il tirocinio professionale di 6 mesi per i nuovi giudici tributari. Si dà la possibilità di un transito di un certo numero di magistrati ordinari dalle loro attività ordinarie, giudice civile, giudice penale, giudice amministrativo, giudice contabile, giudice militare, che potranno transitare entro un lasso di tempo in un numero prestabilito attraverso un interpello. Si farà formazione, ci sarà un massimario nelle disponibilità delle funzioni dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Ci sarà anche, molto importante, l'istituto del reclamo e della mediazione che il contribuente potrà fare prima della giuridicizzazione del contenzioso. Davanti alla giustizia tributaria di primo grado chiederà il contribuente che si valuti la sua istanza di mediazione. Se il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia Fiscale, non valorizza tutte le situazioni di fatto e di diritto contenute nell'istanza e poi il contribuente ha ragione, scatta la responsabilità contabile ed erariale del funzionario dell'Agenzia Fiscale. Questo è molto importante per dare luogo a tempi certi, a responsabilità stabilita. Poi vedremo anche di migliorare le dotazioni contrattuali, perché è bene che il funzionario venga riconosciuta in tutta la sua attività, capienza lavorativa. È molto anche significativo quello che si scrive a proposito della nascita della sezione specializzata della Cassazione per quanto riguarda la giustizia tributaria. Così come si porta da 20 a 15 milioni la possibilità di fare attività predittiva con l'interpello, cioè l'imprenditore estero che fa investimento in Italia può sapere in anticipo che cos'è che deve pagare nei confronti della macchina dell'ordinamento tributario. Se prima era limitato a 20 milioni di consistenza reddituale, adesso scende a 15 milioni. E poi c'è il bollino blu, i meritevoli, riguardante la vita contributiva fiscale, vengono riconosciuti titolari di un diritto in più, vengono riconosciuti virtuosi e non pagano la garanzia fideiussoria rispetto al cammino della loro domanda di giustizia. C'è una misura anche per superare, diciamo, l'accerchiamento davanti alla Cassazione con 50.000 casi di contenzioso risalenti e giacenti. Si fa istanza in un lasso di tempo dato. Se uno ha vinto al primo grado, ha perso al secondo, ha fatto ricorso in Cassazione, paga il 20% dell'ammontare, diciamo, della sanzione. Così come se ha vinto al secondo grado paga sempre il 20%, se ha vinto in tutti e due i gradi e si trova al contenzioso in Cassazione paga il 5%. Ovviamente c'è un lasso di tempo stabilito. La soglia è 100.000 euro di lite. Ci sarà un'attività di monitoraggio e poi vedremo anche quali eventuali correttivi introdurre. C'è la possibilità di fare ricorso anche davanti alla sentenza del giudice monocratico, quelle sentenze riguardanti la domanda di giustizia fino a 3.000 euro. Ecco, io credo che ci sia una vera e propria capacità di produrre modernizzazione. Il giudice tributario può andare in pensione a 74 anni, in decalage
73 anni il secondo anno, 72 il terzo anno, per fare in modo che si possano svolgere i concorsi di ingresso nuovo della magistratura tributaria. Mi è stata fatta prima la domanda: quando cominceranno i concorsi? Entro dicembre, ci vorranno almeno 2 anni. È una riforma di struttura molto attesa dal governo, dall'Europa, da 30 anni si cercava questa riforma e voglio mettere in evidenza che l'abbiamo fatta col consenso di tutti. È una rivoluzione, è una vera e propria rivoluzione. Se ci sono domande, a vostra disposizione.